essenziale che ha un'introduzione da parte di del professor Paolo Albazzi del Prater. Grazie Presidente. Grazie innanzitutto a tutti voi, grazie a Mario Caravale per aver scritto il libro, per essere qui con noi e per rappresentare, a mio modo di vedere, un vero modello per come si può interpretare la funzione dello studioso, la funzione del docente che si impegna su tutti i fronti, si impegna nella didattica, si impegna nella ricerca, è un impegno civile quello di Mario Caravale ed è un impegno che penso di interpretare anche il vostro pensiero, tutti noi cerchiamo di imitare. Mario Caravale sappiamo tutti che è nato come medievista, è nato dalla scuola di Francesco Galasso e poi di Guido Astuti e dalla tesi di laurea in poi, la tesi era sul Regno Normanno in Sicilia, che è poi divenuto un volume nel 1966, ha sempre proseguito delle ricerche sul Medioevo, le ricerche, le ricordiamo tutti, sulle servitù prediali nel 69, sulla finanza pontificia nel 74, poi quel grosso volume scritto con Alberto Caracciolo sul Stato Pontificio, il professor Caravale ha curato la prima parte, quella da Martino V a Gregorio XIII, fino al volume importantissimo del 1994, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, che è un punto di riferimento per tutti gli studi medievistici. Però è importante che ricordiamo che accanto a questi studi del Medioevo il professore ha sempre coltivato con lo stesso rigore, con la stessa curiosità e soprattutto con, direi, la profondissima umiltà nei confronti delle fonti, nei confronti degli autori del passato, anche degli studi sull'età moderna e sull'età contemporanea. E nel 98 ha raccolto una serie di saggi, tutti concentrati sulla monarchia meridionale, che appunto raccolgono un ventaglio di ricerche molto ampia, dai Normanni ai Borbone, fino appunto alla, ricordo l'ultimo saggio, sulla storiografia ottocentesca sulla monarchia normanna. Quindi un interesse crescente nei confronti dell'età moderna e dell'età contemporanea. Questo interesse crescente è testimoniato dal volume del 2005 Alle origini del diritto europeo, Ius comune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna. Ecco che l'interesse appunto per i secoli più vicini ai nostri, visto che viviamo a cavallo di due secoli, bene, è sempre più evidente. E nel 2012 esce una bellissima e importantissima sintesi di storia del diritto dell'Europa moderna e contemporanea che viene ampiamente utilizzata nei corsi universitari di storia del diritto e abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere a molti degli amici che hanno partecipato proprio nel 2012 a un incontro di presentazione di questo splendido volume. Nel 2013 il professor Caravale è tornato sugli studi sul diritto comune, quindi di nuovo sul Medioevo, però con una prospettiva molto interessante di apertura sulla lettura che nei secoli successivi è stata data del periodo medievale. Quindi è uno ius comune che supera anche le colonne d'Ercole del Medioevo per aprirsi verso l'età moderna. Siamo quindi arrivati al lavoro, questo del 2013, era Diritto senza legge, lezioni di diritto comune. Nel 2016 noi abbiamo questo volume che andiamo oggi a presentare. Io mi limiterò solo a dire qualche piccola impressione, affrontare qualche piccolo tema che un volume del genere ha sicuramente sollevato. La prima cosa che è evidente da questa
esame rapidissimo dell'opera del professor Caravale è che in realtà la contrapposizione fra medievisti e modernisti non esiste. Io penso che l'opera del professor Caravale ci mostra come la curiosità, il rigore, il metodo e l'attenzione alle fonti sono valide sempre e comunque. E io penso che il professor Caravale ci ha mostrato come, con, ripeto ancora una volta, la sua profonda umiltà nei confronti del lavoro dello storico, un atteggiamento direi quasi da artigiano che rinuncia magari ai grandissimi disegni, ma sul campo affronta, legge, studia con rigore, con scrupolo le fonti. Ebbene, questo metodo il professore, a mio modo di vedere, è riuscito ad applicarlo con successo dagli studi sull'alto medioevo fino agli studi novecenteschi come questo. Quindi forse il problema del medioevo studio di diritto moderno e contemporanea è un non problema, ecco, questo viene fuori dalla lettura che posso aver dato del lavoro di Mario Caravale. Lo Stato di diritto, ecco, il bellissimo titolo, un'incerta idea, ci mostra come la stessa nozione, lo stesso concetto di Stato di diritto sia qualcosa di estremamente vago, di estremamente ambiguo e di estremamente incerto. Può essere tutto il contrario di tutto, e vediamo che lo Stato di diritto può essere l'Inghilterra dell'Ottocento, ma può essere il regime fascista, può essere il regime nazista. Dietro la narrazione del professore ci sono questi modelli, queste teorizzazioni, quella tedesca dello Rechtsstaat, quella inglese del rule of law, quella francese dell'età legale, e ognuno apporta qualcosa e ognuno di questi schemi, di ognuno di questi modelli viene letto dai nostri autori in un modo diverso. È inutile nascondersi che libertà, stato di diritto, individuo, stato sono termini carichi di simbolismo, carichi di emozione che non possono non emozionare appunto gli autori che sono stati affrontati dal volume del professor Caravale. E le letture di questa galassia, perché il fascismo, come viene fuori dalle pagine del libro, è una vera galassia dove noi troviamo un po' tutto il contrario di tutto. Ci sono i liberali, ci sono i cattolici, ci sono i rivoluzionari, ci sono i tradizionalisti, c'è il nazionalismo, c'è l'irrazionalismo. Insomma, gli esiti imprevedibili del fascismo sono ben evidenziati appunto da questo lavoro. E sullo sfondo, ovviamente, la dottrina francese e tedesca dominano un pochino nel lavoro del professor Caravale, però sullo sfondo c'è sempre, anche quando non si nomina, è l'Inghilterra. Mi sembra che tutti, volenti o nolenti, all'Inghilterra si debbono ispirare o comunque con l'Inghilterra si debbono confrontare. Io vi ringrazio ancora e non faccio altro che ringraziare Mario per tantissimi anni di amicizia e di affetto che spero di aver in piccolissima parte meritato. Grazie.